Paolo Zancan, Marco Polo Team ci racconterà l'ultima parte di questo viaggio del Cape to Cape. Ti ho chiesto prima e non mi hai saputo rispondere, ma che ruolo hai nel team? Ti faccio la stessa risposta, non lo so. Non lo so, siamo a posto. No, so che sei la persona un pochettino più preparata, perlomeno come storico, eccetera, eccetera, nel fuoristrada. Quindi possiamo considerarti il tutor della Marco Polo Team? No, oddio, sì, ho un po' di esperienza in fuoristrada, adesso ho fatto qualche gara di enduro nei trascorsi più di quando ero più giovane. E quindi sì, diciamo che mi definiscono l'off-road del gruppo, quindi no, ma ho tutti i compagni di viaggio molto, molto esperti, per cui sì, non mi considero neanche un tutor. Cioè. Senti, ma è stata scelta una moto particolare per affrontare questo viaggio? Com'è nata l'idea di prendere questo tipo di moto? Beh, BMW diciamo che ci ha affiancato anche in altri progetti. La scelta dell'800 è stata una scelta tecnica, nel senso che visto i percorsi che facevamo, quindi anche sabbia, sterrati, fuori strada, tratti lunghi, poi quando si arrivava in Europa, quindi per arrivare in Norvegia, era l'ottimo compromesso per fare questo percorso. Quindi cerchio da 21, non il cardano ma la catena, comunque un bicilindrico, quindi una moto che ci consentiva di fare tutti questi tratti, pietra, cioè, quindi un percorso molto variegato, e quindi sicuramente l'800 è un ottimo mezzo per affrontare un viaggio di questo tipo. Come manutenzione, come vi approcciavate al mezzo? Beh, manutenzione ordinaria, quindi catena, olio, grasso, controllo dei liquidi, però devo dire che la moto si è comportata in maniera splendida, perché non abbiamo avuto nessun tipo di problema, quindi a parte la caduta di Marco, rumorosa, perché io stavo tranquillamente guidando per la mia strada, ho sentito un rumore, non da deserto, perché insomma, e quindi mi sono voltato e no, ne stiamo ridendo, perché ovviamente poi alla fine tutto si è concluso molto bene, quindi ci concediamo qualche battuta, proprio perché poi in realtà, pensandoci bene un attimo, eravamo veramente in mezzo al nulla, quindi per fortuna non è successo niente, perché poteva essere complicato. So che hai degli aneddoti riguardanti una parte del viaggio Wadi Halfa e un'altra parte del viaggio che invece è Capo Nord. Che è successo? No, Wadi Halfa perché è un luogo veramente dimenticato da Dio, tant'è che lì finisce la strada e c'è il lago Nasser, quindi è il passaggio tra il Sudan e l'Egitto. E perché? Perché il traghetto parte ogni mercoledì, se uno arriva prima deve star lì una settimana, perché il passaggio tra il Sudan, dopo 22 ore di navigazione, per quanto riguarda noi, due giorni di navigazione per le moto su una chiatta separata da noi, una settimana praticamente per passare per tutta una questione burocratica dal Sud all'Egitto, è un aneddoto che dovremmo star qua. Vediamo il filmato e poi mi racconti di Capo Nord. Il 7 agosto, siamo ad Aswan, in Egitto. Gli ultimi due giorni e mezzo li abbiamo trascorsi tra le pratiche per imbarcare le moto a Wadi Halfa, in Sudan, viaggio in nave e un giorno qui di sosta ad Aswan. Il 25 agosto abbiamo fatto tutte le pratiche per imbarcare le moto e finalmente abbiamo lasciato Wadi Halfa. Dico finalmente perché è un posto veramente difficile, colpito da 45 gradi di temperatura senza possibilità di riparo. Dormito sul tetto dell'albergo per prendere un po' d'aria. Abbiamo tentato di imbarcare le moto prima direttamente nella nave passeggeri, però il comandante ci ha chiesto se le moto erano senza benzina. Noi abbiamo barato dicendo che erano senza benzina. Lui ha infilato una fettuccia nel serbatoio, visto che c'era, e così le ha spedite nella chiatta che è partita il giorno successivo. Abbiamo caricato quindi le moto su questa chiatta, sperando bene, perché è tutto abbastanza approssimativo. Le abbiamo lasciate lì, non erano nemmeno legate, ci hanno assicurato che sarebbero state legate. E il 25 pomeriggio siamo partiti con la nave.
la nave che sì, una cozzaglia di odori, di sporcizia, di umanità varia, e l'umanità varia era la cosa più bella della nave, ma in realtà poi la nave era molto sporca, è stata una navigazione di 20 ore abbastanza difficile. La cosa piacevole è stata vedere Abu Simbel, perché siamo passati con la nave a fianco di Abu Simbel, e il 26 mattina siamo arrivati da Aswan in Egitto, città bellissima, con un souk di sera veramente bellissimo, interessante, pieno di vita, pieno di persone, di umanità, dove Carlo si taglierà anche i capelli dal barbiere, poi lo vedremo stasera. E quindi abbiamo dovuto fare una giornata di sosta totale, perché le moto dovrebbero arrivare stanotte, questo ce lo confermerà il corrispondente quando lo chiameremo, e domani mattina, se tutto va bene, andiamo a prenderle e svolgiamo tutte le formalità, tra cui la targa, l'immatricolazione, perché in Egitto bisogna praticamente reimmatricolare le moto, e poi partiamo verso Luxor. Come spiegare l'inspiegabile? Nelle prossime 5 ore di trasmissione cercheremo di farvi capire le pratiche doganali e di applicazione della targa in Egitto. Hanno dovuto spostare una chiatta che stavano scaricando, quindi non vi dico, baruffa tra di loro, caldo, 2 ore sotto il sole. Morale, dopo 2 ore scarichiamo le moto, andiamo a fare le pratiche. Andiamo a fare le pratiche per il carnet, sperando di arrivare poi a fare tutto il resto per prendere le targhe. Facciamo le pratiche, morale, la motorizzazione che avrebbe dovuto farci le carte per prendere le pratiche era già chiusa. Tragedia. Recuperare il tempo perso è quasi impossibile, ma si cerca di forzare le tappe. I quattro seguono il Nilo fino a Luxor, ma anziché fermarsi prendono audacemente la via del deserto, che dovrebbe far risparmiare loro un po' di chilometri e di ore. Passiamo per il Cairo, solito incubo della tangenziale di traffico. Riusciamo a vedere anche le piramidi di Giza di sfuggita, perché sono talmente alte che sventano sopra tutti i fabbricati, i condomini della periferia. E arriviamo ad Alessandria d'Egitto, che è veramente molto bella, è poco conosciuta dal turismo europeo perché è la capitale del turismo arabo. La mattina successiva alla tappa, che è, siamo il 31 di agosto, è Alessandria Tobruk, e poi ci fermiamo al santuario militare di El Alamein, dove ci sono migliaia di caduti della seconda guerra mondiale, quella battaglia tremenda. Ci sono una serie di targhe commemorative molto commoventi, tutti rimaniamo commossi nel vedere i nomi dei militari caduti, e spesso nelle lapide è scritto milite ignoto. Bene, di passare 3 ore alla frontiera con l'Egitto per uscire dall'Egitto, di dare le targhe egiziane e di attaccare quelle per entrare nel Libano, e quindi attacchiamo le targhe in Libia. Scusa. Cioè, il 1 settembre diamo un'occhiata a Tobruk, anche Tobruk è salito agli onori delle cronache per le episodi di guerra. Tra l'altro c'era il centro di comando di Rommel. Andiamo a visitare la mattina il cimitero inglese, molto bello, con le lapidi, con questa distesa di lapidi bianche, con i nomi dei soldati, le iscrizioni dei familiari, tutti i ragazzi tra i 20 e i 25 anni. E poi facciamo la Desert Road, questa strada bellissima che taglia fino a Al-Jabeda, che è la nostra tappa.
è stata bella, ogni tanto viene mangiata dal deserto, quindi su queste lingue di sabbia che entrano nell'asfalto, panorami di aperta d'occhio, una strada di circa 400 km, a metà di questa strada, al 200° chilometro, c'è una piccola posto di ristoro, una stazione di rifornimento dentro un container. Peccato che era Ramadan. Peccato che ristoro, perché ripeto che siamo in pieno Ramadan. Perché anche noi facciamo Ramadan. E facciamo anche noi, siamo adeguati. Siamo finalmente arrivati alla Spagna, come vedete una città romana molto ben conservata, pare la città romana meglio conservata dopo Roma. Siamo nei bagni pubblici, come potete vedere sono vestiti di marmo e questa è la tazza di 2000 anni fa in cui il nobile romano si sedeva, come si sedeva seccato dentro il rovino del sito di Leptis Magna, comunque qua si siede. La città natale del colonnello Gheddafi è l'ultima tappa libica per il team. Mancano pochi giorni al passaggio in Italia e la nostalgia ha l'odore del Mediterraneo.